Prosegue l'impegno nel campo sociale di Giovanni Vurchio, non soltanto in ambito politico ma anche in quello dell'associazionismo. È un ruolo importante, quello, è un incarico importante quello che le ha affidato questa sera. Sì, sono naturalmente onorato dell'incarico che mi affideranno. Naturalmente il sociale è un qualcosa verso il quale naturalmente profondo energia, ma soprattutto diciamo ringraziamento al governatore, al presidente uscente, perché il Lions di Andria, Costanza d'Aragona, sta in questi ultimi anni profondendo impegno sul territorio attraverso una serie di iniziative che vanno nella direzione diciamo di impegnarci verso quello che è l'aspetto ambientale, quello che è l'aspetto culturale, medico. Abbiamo fatto una serie di progetti, sono andati in porto, hanno trovato consenso sociale e continueremo in questo. Naturalmente saranno tantissimi progetti. Un impegno mio personale è quello di interfacciarmi con il mondo della scuola, dei bimbi, della storia della nostra città e del nostro territorio, e in questo naturalmente troverò il massimo impegno e coadiuvazione da parte diciamo dell'intero gruppo dei Lions. Naturalmente il mio oggi è un invito anche al territorio, ad altri professionisti che hanno esperienze di vita ma soprattutto esperienze professionali, a mettersi a impegnarsi per il territorio, a far parte del nostro diciamo gruppo, che è un gruppo di amici, e soprattutto diciamo far crescere l'attenzione verso lo stesso territorio. Questo sarà il mio impegno per il mio mandato naturalmente da presidente. Governatore, cosa si attende dalla presenza e dall'impegno di Giovanni Vurchio? Io mi attendo tanto, perché è un giovane presidente con idee molto chiare da quando ho potuto capire, quindi credo che lui impersonerà molto bene lo spirito dell'essere Lions, cioè quello di svolgere un'attività di servizio non solo nel suo territorio ma anche nell'ambiente sociale in cui vive, e quindi la scuola, quindi la società civile e quindi anche nell'ambito di quelli che sono i bisogni umanitari. La nostra associazione è un'attività di servizio, e quindi We Serve il nostro motto, loro devono sicuramente rivolgersi ai bisogni dell'umanità che soffre, e credo che il club di Andria possa svolgere questo ruolo molto bene, perché si è arricchito di nuovi soci e quindi di forze giovani che possono veramente dare tanto.